Ciao a tutti, popolo del tubo! E bentornati in questa nuova serie, l'avete scelta voi amici. Ieri ho fatto un sondaggio nella scheda community del canale in cui vi chiedevo se avreste voluto vedere questa serie a posto della Antico Borgo. Quindi l'Antico Borgo si chiude, finisce lì, casomai faremo un'ultima puntata conclusiva e apriamo questa nuova avventura in questa bellissima mappa di cui ho fatto un test mod ieri. Lo trovate, anzi ve lo lascio qua nel box informativo e vi lascio in quel video lì il link della mappa da scaricare. Questa mappa fantastica veneta, il Polesine, che va appunto a simulare la zona, una zona veneta in provincia di Rovigo. Adesso vi dico tutto. Prima di cominciare, di capire un attimino le cose, vi ricordo che in descrizione c'è l'altra piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Prime potete abbonarvi gratis, aiutare e sostenere il mio canale. Vi ricordo che c'è la possibilità di acquistare il DLC Go Whale, che potete trovare in anteprima sul mio canale. Questa mattina è uscita un'anteprima esclusiva qua, Robby Mello, ragazzi, tutto in anteprima. Ve la lascio qua nella inbox informativo. Se il DLC vi è piaciuto, se vi piace, se lo volete acquistare, lo potete fare dai miei link affiliazione Giants qua sotto. Poi il mio secondo canale, dove porto cose mie, vi parlo di me, videogiochi, vlog, motori, tutto quanto. Robby Mello 81 Extra qua sotto, vi aspetto anche di là, dove escono 3 video al giorno, raga, quindi tanta roba. E poi fatemi salutare, se non mi dimentico pure stavolta, un ragazzetto che mi scrive sempre, molto caruccio, che si chiama Christian. Lo saluto, lo dovevo salutare anche nei video di ieri, ma poi i miei ritmi di vita, raga, sono molto frenetici, i miei ritmi lavorativi, perciò mi sono dimenticato. Ti saluto oggi, Christian, perché mi scrive sempre delle cosette molto carine. L'educazione va sempre premiata, l'educazione e la gentilezza, soprattutto nei ragazzini, bisogna insegnargli queste cose. Quindi un saluto a Christian. Detto questo, iniziamo un po' a vedere tutto quanto. Allora, ho scelto la partita facile, quindi ci dà un pezzo di niente, ci dà un pezzo, mentre me lo facevate di che pezzo ci dava, praticamente ci dà solo mezzi e nessuna terra. Allora, innanzitutto dobbiamo scegliere una farm dove iniziare. Allora, io direi ragazzi di cominciare con la farm questa qua delle vacche. Cioè, visto che abbiamo già tanti mezzi di partenza eccetera eccetera, io direi amici di cominciare con la farm con annesso biogas. Quindi abbiamo una farm, un biogas che manderemo ovviamente a reflui animali. Questa è la nostra farm e la stalla eccetera eccetera. Ovviamente io credo che sto pezzo di terra costi un bel po', 77.000 euro, manco tanto. Bravo modder, bravo Mirko Modding che ha messo i prezzi accessibili, bravo, bravo. Oh ragazzi, adesso però noi ci abbiamo, non ci abbiamo i campi, dobbiamo comprare i campi e soprattutto ci sono troppi mezzi allo shop. Quindi cominciamo un po' a vendere un po' di roba che non mi serve e non ci serve. Ad esempio, questo carobotti per i liquami non mi piace, non mi dice niente. Le forche queste io direi di lasciarle allo shop, anche se magari sono di nostra proprietà e quindi so magari una spesa. Direi di far così. Oh, ma sono ancora vestito da cowboy, raga. Scusate, ieri sera ho giocato nella farm del mio amico Mirko e mi sono vestito da cowboy. No, ci vestiamo diversamente. Eccoci, bello. Ci vestiamo tutto class. Tutto class. Fatemi mettere gli occhiali se non ci vedo. Ci vestiamo tutto class. A posto, ragazzi, a posto. Poi, che altri mezzi ci dà d'inizio che mi posso vendere? Questo che non mi serve. Questo che non mi serve. Poi, questa non mi serve. Poi, questa non mi serve. Mi sto a vendere un po' dei mezzi, raga, che non mi servono. Il Valtra, il Deutz, questo non mi serve, questa non mi serve. E poi tra l'altro lui non ti dà le lame, non ti dà le lame, quindi ti dà solo le cose e non ti dà le lame. Allora, per quanto riguarda, siamo anche abbastanza vicini alla farm, per quanto riguarda i campi io direi di comprare i lotti, quelli vicini alla farm, questi.
visto che ce li dà tutti insieme, tutti in un unico lotto, a 226.000 euro ci ha dato il campo 73, 74, 75, 76 e 79. Andiamo un po' a vedere che cosa c'è seminato sui nostri campi. Siamo ad agosto, ovviamente. Il mod era anche cambiato il calendario delle semine, vedete? Quindi c'è un po' di semina proprio come, diciamo, una specie di geo del Veneto. Allora, abbiamo sul campo 76 c'è il frumento mietuto, quindi una cippa. Sul campo 75 abbiamo la colza pronta per la raccolta. Ci concentreremo ovviamente sugli insilati, quindi faremo insilato di mais, la roba per le vacche. Poi qua c'è ecco, il mais pronto per essere insilato, credo questo, perfetto. Quindi si inizia subito alla grandissima. Poi sul campo 73 non c'è una cippa. Ovviamente, oltre a questo, visto che abbiamo già una broad e visto che in Veneto si produce dell'ottimo vino, andremo sia a gestire una stalla con annesso biogas, ma fatto un piccolo laghetto, sia una cantina, quindi faremo vino, succo d'uva qua, non c'è vino, ma per me il succo d'uva è vino, non cambia assolutamente una beata cippa. Andiamo a vedere adesso l'altro campo e poi vediamo se c'è qualche zona dove acquistare dei vigneti, perché nella mappa ci sono una marea di vigneti già pronti e messi lì. Allora, poi allora qua ci sono le patate. Non è che a me mi servono le patate. Mi sa che sto campo, ragazzi, le sotterro tutte per il momento e facciamo altro. Ci facciamo altro. Vediamo invece dove ci sono i vigneti. Oh, allora, i vigneti sono qua. Mamma mia, ma che me li compra tutti insieme i vigneti? No, non me li compra tutti insieme. Sì, cacchietto, questi me li compra tutti insieme. Ragazzi, mi compra il pacchetto completo. Mi compra il pacchetto completo e compriamo i vigneti completi. 143.000 euro. Porca di quella miseriaccia, ragazzi. Porca di quella miseriaccia. Fatemi spawnare qua. Questa è la cantina. Oh, la mod è quella per affittare, Quindi non andremo a comprare la cantina, perché non è realistico. Andremo lì e andremo solamente a pagare la lavorazione della nostra uva. Allora, quindi i vigneti sono questo sotto al campo 71, questo sotto al campo 32 e questo. Insomma, quelli intorno alla cantina. Perfetto, perfetto, ragazzi. Così gestiamo anche un po' di cantina. Allora, visto che qua c'è da arare, trinciare, fertilizzare, dobbiamo fare una marea di roba, quindi io inizierei subito con i vigneti, raga. Quello che c'è da fare si fa subito con i vigneti. Allora, iniziamo a comprare un trattorino piccolo per i nostri vigneti, per curare i nostri vigneti. E qua veramente c'ho l'imbarazzo della scelta, perché ce ne sono parecchi di trattori piccolini, piccoletti, patatini, fragoletti, chiamateli come vi pare. Allora, però non è che posso andare lì con trattori troppo debolotti. Oddio, c'è l'Agriful, che è tanto bellino, raga, l'Agriful 40, se potrebbe andare là con l'Agriful. Il problema è che non capisco perché gli fanno sti motori, porca miseria, debolotti. Dice, ma è così l'Agriful di default? Debolotto, sì, ho capito, però... Allora, questo qua, dai, prendiamo l'Agriful, questo... Ci mettiamo una trincetta proprio di quelle piccole attaccate. Credo che questa vada bene, no? Da 12 cavalli, raga. Da 12 cavalli ci mettiamo proprio sta trincetta qua. E andiamo. Iniziamo a lavorare la nostra vigna. La nostra vigna. E iniziamo a lavorare proprio nella serie. Quindi, ragazzi, proprio, Allora, mo vatte a ricordare quali erano i tuoi vigneti, Robertino. Vatta a ricordare, Robertino, quali sono i tuoi vigneti. Quali sono i tuoi vigneti, Robertino? Allora, Robertino, devi andare verso il campo 70, Robertino. Allora, datemi un attimo. Allora, vado di qua. Oh, non taglio, raga, non taglio. Voglio farvi vedere un po' di panorama. Guardate che bello. Andare in giro per il Veneto col trattore, con l'Agriful, è qualcosa di spettacolare. 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 Allora, andiamo un po' a passeggiare per il Veneto. Ah, raga, ve voglio fare... Allora, ragazzi, io lo so che voi in Veneto... No, non tutti.
ma insomma qualcuno tende magari a bestemmiare, a fare cose, ma io ieri ho cancellato, arca miseria, un bel po' di commenti. Ho cancellato un bel po' di commenti. Ragazzi, non mi bestemmiate più sotto i video, per favore, perché ve banno. Non è un modo di dire. Una bestemmia non sarà mai modo di dire. Sarà, a mio parere, sempre maleducazione. Quindi non bestemmiate, perché anche perché dimostrate che non mi seguite. Chi mi segue sa benissimo che io ho una mia fede, ho una mia credenza, e non solo quella dove ci metto dentro le cose, e quindi mi dà fastidio quando si bestemmia, chi bestemmia. Quindi non me ne frega niente se è un modo di dire o non un modo di dire. Non mi scrivete più certe cose sotto i video, perché ve banno. Ieri non v'ho bannato perché capisco che alcuni lo fanno con goliardia, ma ricordate che la maleducazione non è mai goliardica, a mio parere. Allora, quindi ho chiuso un occhio, ragazzi, ma mo, l'occhio uno l'ho chiuso, mo basta, non è che posso chiudere 500 occhi. Allora, facciamo la rotonda e andiamo verso i nostri primi vigneti. Questi sono nostri, credo, questi sono nostri. Allora, purtroppo il casolare laggiù è abbandonato da tempo, quindi non possiamo entrarci. Ci sono delle piante, non è agibile, diciamo. Adesso ve lo faccio vedere. Ci ha detto il comune che il casolare va lasciato perdere. Infatti, come vedete, è tutto distrutto, è tutto caduto giù, non è agibile, raga, non possiamo usarlo. Però va bene, il vigneto attiguo, se vuol dire attiguo, attiguo invece sì. Quindi cominciamo. Vi ricordo che io questa serie la porterò anche in live, ragazzi, quindi vi aspetto anche nell'altra piattaforma. Oh, cominciamo a lavorare, raga. Allora, va trinciato, poi va assolutamente arato, perché bisogna ararlo assolutamente. Ci abbiamo sti tre vigneti da gestire, ci metteremo tantissimo, raga. Ci metteremo tantissimo, non ci basteranno le puntate, mi sa, per fare quello che dovremo fare. Non ci basterà un quarto d'ora di puntata, quindi dovremo fare quasi tutto in live. Comunque, questa prima puntata abbiamo già visto l'impostazione della farm, quello che andremo a fare. Stiamo già facendo le prime lavorazioni. Non posso usare la GPS, perché per quanto uno è bravo a mettere giù i vigneti, eccetera eccetera, purtroppo la GPS è sempre storta nei vigneti. I vigneti, bene o male, sono sempre storti sti vignetini. Ok, quindi andiamo da dentro e chi si è visto si è visto. Poi casomai andremo a cambiare anche i trattori. Ne vorrei fare un bel New Holland. È strano che io sono fissato con New Holland, Non l'avrei mai detto che sono fissato con New Holland, ma me voglio fare un bel New Hollandino. Se c'è un fio lo chiamo New Hollandino. Oh, K, guardate che caruccio, guardate che carino. Robertino con l'agrifullino. E siccome ho troppi vigneti da lavorare, raga, io tolgo solo l'erbaccia centrale. Non mi metto a pulire pure sotto i filari, perché sennò, raga, mi ci vuole un operaio vero. Cioè, nella vita reale devo mettere uno che si mette qui al PC e che lavora a posto mio. Già sono tanti i vigneti, infatti sta cosa che mi ha fatto comprare vigneti all'otto non è che mi piace tantissimo. Forse era meglio che li posizionavo giù io, però già ci so, è un peccato, mentre se cioè uso quelli che ci stanno, no? Oh, K, e lavoram. Ma quanto è bello l'agrifullino, raga. Me lo lasciate un like, sia per la mappa, sia per la serie, ma anche per l'agrifullino. Chi di voi non ama l'agrifullino? Qua nella mia zona ce ne stanno tantissimi di agrifullini. Tanti. So un po' messi peggio di questo, Alcuni sono scrostati, arrugginiti, tutti tempestati di batteri. Però ci stanno, insomma, se ne trovano. Se ne vedono, molti più di Fiat, ad esempio. Non so se magari ai tempi costava meno l'agriful, quindi la gente tendeva ad acquistare un po' quella che era, tra virgolette, la sottomarca dei Fiat, no? Perché erano Fiat ribrandizzati agriful. Quindi
magari per quel motivo lì la gente tendeva a comprare più Agriful, ma qua nella mia zona, dove ci sono tantissimi noccioleti, castagneti, oliveti, la gente tende ad avere l'Agriful vecchio, però vecchio, ve lo ripeto, scarcato, proprio scolorito, ce ne sono tantissimi. La maggior parte sono tutti scoloriti sul chiaro, cioè hanno questo colore verde chiaro. Non male, non male, non male. Mi piace, cioè vedere, così come ci sono molti Lamborghini vecchi, color Havana, cioè hanno questo bianco panna, che secondo me era proprio un bianco che usava Lamborghini, cioè non è il colore scolorito in quel caso, è un bianco panna che mi gusta, insomma. Mamma mia, raga, qua ci vuole un'intera live, amici, per fare tutto sto lavoro. Un'intera live, ragazzi. Un'intera live-otta. Vabbè, io comunque vi ricordo sempre che sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Prime, potete abbonarvi gratis al mio canalocchio, vi aspetto anche di là. Detto questo, ragazzi, questa prima puntata volge al termine. Mi auguro che vi sia piaciuta. Voglio sapere le vostre impressioni su questa prima puntata, se vi piace come andrò ad impostare la serie, ovvero allevamento di vacche, biogas a reflui animali e vigna e cantina. Questa è la mappa, come l'andrò a gestire, in modo che se poi dovesse uscire anche l'Italia Rice, le due serie non cozzeranno, perché l'Italia Rice andrà tutta quanta sulla risicoltura, quindi saranno due cose diverse e non storneranno. A breve uscirà anche l'ultimo video dell'antico borgo, così per regalare un finale degno anche a quella serie. Io, amici, vi saluto, vi ringrazio, lasciate un bel like che per me è importantissimo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!